E rieccoci di nuovo insieme, ragazzi. Saluti dal vostro Sion Trosaver, che sono io. Siamo su God of War 3 Remastered. Abbiamo interrotto qui l'altra volta. Eravamo scesi con l'ascensore dopo aver combattuto contro i nemici con lo scudo, pietrificandoli con le meduse. Quindi, guardate dove siamo: è cambiata tutta la stanza di prima. La fiamma dell'Olimpo è stata portata su dalle muse, esattamente come ci avevano predetto nei quadri che avevamo esaminato due episodi fa, nel finale di due episodi fa. E ora sembra che la leva si sia attivata, quindi ottavo episodio, ragazzi, di God of War, dovrebbe essere questo il calcolo giusto. Procediamo e vediamo cosa possiamo cavare da questa situazione. Ho potenziato ulteriormente gli artigli di Ade perché mi stanno piacendo particolarmente come arma, quindi abbiamo una nuova evocazione a disposizione che è il Demone dell'Olimpo, lo vedremo insieme. Qua abbiamo, vedete, il salvataggio, che è quello della stanza che vedevamo prima. Ora la stanza circolare è stata riempita dal pianerottolo, diciamo, che c'era basso. La magia mi interessa molto per ripoppare. Ah, perché preservano l'equilibrio. Quindi io avevo detto che dovevano morire i giudici degli inferi. Minosse, Ade e l'altro. Minosse, Radamante e Aocre, mi pare come nome. Ah, adesso ne bruciamo due con un colpo solo, meglio che andare di notte, eh. Allora, no, in questo caso io terrei la magia, ma prenderei l'energia tra le due, perché magia siamo pieni. Però questa è la strada che c'era stata mostrata. Terra, sono un genio, è ovvio che non funzioni. Proverei il Demone dell'Olimpo, è appena questo si palesa davanti a noi. Ecco, era quello lì, il Demone dell'Olimpo. Qualcosa triste che ha spuntata fuori. Queste sono le nuove combo, eh. Sono carucce. Allora, ora dobbiamo scendere. Prima siamo saliti, ora dobbiamo scendere. Vediamo dove arriveremo adesso. Sono molto curioso di vedere le zone che si paleseranno di fronte a noi. Qua non c'è nulla. Pensavo un forziere nascosto, qualcosa, invece no. Allora, qua ci forniscono energia e magia. Non ci serve nessuna delle due. Però un'arena sa di boss fight, ragazzi. Ecco il nostro eroe. Applaudiamo uno dei figli bastardi di Zeus. Giusto in tempo per l'ultimo atto. Trovo male, caro mio. Vuoi sempre uccidere mio marito? Come sa, voglio solo vendetta. Non posso biasimarmi. Da quando uccidesti mio figlio, Ares, la paura lo consuma. Non avrà più paura una volta morto. Rindo all'evento. Era, cerco la piccola Pandora. Pandora? Quella povera creatura generata da mio figlio Efesto? Beh, non possiamo permettertelo, mio figlio. Distruggilo.
Saluto. Attento. Non è affar tuo, Ercole. Non è così. È sempre stato il preferito di Zeus. L'aria dell'Olimpo offusca i tuoi pensieri, fratello. Zeus non ha preferiti. Sicuro, fratello? Mentre io ripulivo le stalle di Augia, lui scelse te per distruggere Ares. Hai ancora dubbi? Ascolta questo. Mentre ti incoronavano dio della guerra, a me toccò cercare una mela. Le chiamavano fatiche. Certo, mandò me a uccidere i leoni di Nemea, ma fu il tuo nome ad essere sulla bocca di tutti. Un feroce guerriero, un assassino divenuto eroe, un uomo divenuto dio. Ma questa volta, fratello, questa volta io annienterò te. Considerala la mia 13ª e ultima fatica. Presto io sarò il dio della guerra e rivendicherò il trono solo per me. Aspiri ad essere un olimpico, ma il loro regno sta per finire, ecco. Questo è tutto da fare. Ok, allora prima gli scagnozzi, ecco, è quando ha intenzione di mostrarsi nell'arena. Cestus del leone di Nemea. Forse quella sarà la nostra prossima arma, eh. Allora, avete visto che sono dei roghi sulle pareti? Ecco, che sono quelli in cui ci hanno appena incastrato. Ovviamente Ercole dobbiamo incastrarlo lì. Dobbiamo smontare l'armatura. Calma, Ercole, eh. Aia, calma, eh. Castreremo in questa. Vabbè.
Aia. Che fa? Per la gloria di Zeus. Sì, saranno le nostre prossime armi, Cestus. Questo non era un dio, ragazzi, ma era un semidio, Ercole. Cestus di Nemea, i famosi guanti donati a Ercole quando uccise il leone di Nemea. C'è qualcosa sott'acqua che possiamo raccogliere? Ah, lo spagaccio di Ercole, un prezioso avere di Ercole completa il gioco per utilizzare questo oggetto, quindi... Non so se ci darà l'armatura di Ercole, ma... Sembrano armi molto ignoranti, eh? Poi avremo modo di testarle. Grande scontro, molto... veramente bello, comunque. Ah, ce li fanno testare subito. Allora, percuoti il terreno con i Cestus per generare un'onda esplosiva. Deve essere il nostro... La nostra magia di... Eccoli qua, vedete, molto belle. E ora forse i cristalli con i guanti di Nemea, aspettate che guardiamo attorno se c'è qualcos'altro da prendere, ma non credo. Forse con i guanti di Nemea possiamo romperli. Sì, vedete che si illuminano i cristalli, si scaldano. Perfetto. Quindi sì, i giudici degli inferi dobbiamo colpirli con questa arma. Allora, dobbiamo tornare indietro. Penso che anche questi scudi cederanno sotto i colpi dei Cestus di Nemea a questo punto. Sì. Quanta santa ignoranza. Non si possono più difendere adesso dai colpi. Ci manca ancora un'arma in teoria, perché vedete che abbiamo ancora una freccia utilizzabile. Ecco, ci ha fatto vedere un attimo una diapositiva del nostro povero Ercole che ha sfidato la persona sbagliata e questi sono i risultati del suo ardire, diciamo. Sala di Poseidone, tanto le già belle che è morto Poseidone.
dobbiamo raggiungere molto probabilmente la statua di Pandora. Qua ci sarà da divertirsi, eh. Allora, sono ignorantissime come armi. Questa statua mi sa che si attiverà con altri eventi, quindi allora. Cerchiamo di alzare il più possibile e sgusciargli sotto. Ah, una rotolata, magari una rotolata potrebbe essere sufficiente. Non a passare il secondo step, ma almeno il primo. C'è qualcuno ci ha chiamato. Allora, direi magia, ci serve la magia. Allora, poi di qua si torna nella... No, di qua ragazzi si torna nella stanza di prima. Sei... è un quadrato. Ah, ragazzi, qui c'è una nudità di troppo. Metterò i contenuti per adulti se mi ricordo qua, perché c'è una nudità di troppo. Ma qualcuno mi dice sì o non esagerare. No, semplicemente ci tengo al mio account di YouTube o quello di Facebook. E adesso abbiamo anche quello di Instagram, quindi ragazzi seguitemi anche su Instagram se volete, non ho ancora messo molto però. Vediamo cosa fa questa leva. Noi tiriamo leve, spingiamo pulsanti. Oh, molto bene. Molto, molto bene. Stavo dicendo molto bene. Forse qui dobbiamo cacciare i cani. Ah, forse ho già capito cosa dobbiamo fare. Guarda. Ci danno i cani che possono essere cacciati. Eh sì, dobbiamo usarli come sacrificio in teoria. Vai, fido. Proviamo ad entrarci anche noi qua. Una bella signorina Kratos, non trattarla male, si sa mai che poi porti a casa qualcosa, insomma. Oh, sacrificio accettato, ci potenzia l'energia, non è male come cosa. Sì, adesso arrivo, un prezioso verde poisoidone completa il gioco per utilizzare questo gioco. Come vedete stiamo trovando i tesori degli dèi. Un attimo che io intanto qua devo... Sì, un attimo, miseria. Prima non voleva avere niente a che fare con noi. Allora, mia amata, invochi tu per noi per averti fatto subire la mia rabbia. Non sei tu che mi hai fatto adirare così, ma mio fratello e il suo rifiuto di ricorrere al grande potere che nasconde nel labirinto. Una tempesta si avvicina e Zeus lascia Olimpo senza un porto sicuro. Solo il conforto che trovo tra le tue braccia mi doni il riposo. Il tuo signore è Poseidone. Quindi era la schiava di Poseidone.
aspetta che io vado a prendere. Ah, lei è andata avanti e noi dobbiamo combattere contro i titani. I titani, oddio, ste statue tristi. Mannaggia. Tre colpi questo invece di due. Abbiamo anche ripoppato quasi tutta la rabbia che avevamo usato, eh. Dunque, altre sfere rosse che ci serviranno per potenziare le nostre armi. Anche i Cestus di Nemea li vedo bene a potenziarli, quindi. Ora vediamo cosa ci manca. Ah, beh, ma loro lo fate apposta, ditelo. Allora, magia. Decisamente. Vai! Ah, manco sapevo che dice. Una bella signorina, Kratos, non vuoi farle un po' di corte? Muoviti! No, La galanteria, Kratos non sa manco cos'è, è un animale. Tanto lei non può essere colpita dai nostri colpi, no? Questa porta si può aprire adesso, no? Non è un forziere. Poverina! Ok. Penso che sia rimasta un po' tritata. Kratos, sei tornato! Dimmi dove sei! Sento qualcosa, è vicino! Dimmi solo come trovarti! Il labirinto! Trova il labirinto! Aiuto! Aiuto, Kratos! Pandora! Pandora, cosa è successo? Dove sei? Figlio mio, ti mischi in questioni che non puoi capire. Sta alla larga da questa cosa. Zeus. Zeus! Allora, possiamo leggere questa nota. Una semplice ragazza, in qualche modo, è lei la chiave del labirinto. Ha portato questa statua qui, ma fino ad ora non ho appreso niente. Quel mortale Dedalo, nella sua follia, ha escogitato un modo per nascondere segreti perfino la mia vista possente. Non è un buon segno, temo che Zeus non sia più il fratello che conoscevo. Poseidone. Quindi, possiamo proseguire di qua oppure abbiamo altre strade? No, è abbastanza un corridoio, quindi direi che andiamo avanti di qua. Ah, ragazzi, questo pezzo è fatto di salti infernali, quindi. Sembra che i servi dell'Olimpo stiano morendo a causa di una pestilenza. E infatti, ragazzi, quella che abbiamo scatenato utilizzando il... come si chiama? Uccidendo Hermes. Quindi questa serie di salti infernali, se posso, li facciamo nel prossimo episodio. Quindi... vi ringrazio di aver seguito il nostro settimo, era il settimo? Mi pare di sì, episodio di God of War, forse era l'ottavo, non lo so più, sto registrando troppi episodi uno dietro l'altro, quindi
Che dire ragazzi, se vi è piaciuto questo episodio vi chiedo il solito like, oppure vi chiedo di iscrivervi al canale per sapere quando e come continueremo God of War su, sempre qua con me, Sion to Silver. Alla prossima ragazzi, grazie di essere stati con me e ciao ciao a tutti.